SEDAMYL è una società, una joint venture tra una società italiana che era la SEDAMYL e la parte diciamo esterna e Treos Sial. In Italia siamo circa 160. Sono tutti prodotti derivati dalla farina di grano. La farina di grano arriva solo al mulino a busca, e qui a soluzione invece arriva solo la farina. Ma noi abbiamo dei vecchi impianti, dei vecchi essiccatori in cui sono ancora presenti diciamo vecchi aspiratori, vecchie tipologie per cui non rispondevano a requisiti ATEX, evidentemente c'erano altre normative. Poi erano delle macchine molto semplici per cui bisognava trasportarsi in giro. Adesso appunto con le nuove normative, visto che sono stati fatti questi impianti nuovi qua, si è voluto centralizzare la cosa e si è fatto questo studio qua di macchine con impianti centralizzati in modo che l'aspirazione possa essere comoda in vari piani, in vari posti con una macchina fissa, diciamo. Al momento della progettazione sono state fatte delle richieste circa, non so, magari l'utilizzo di più bocchette contemporaneamente, cose del genere, l'accessibilità, il fatto di se si è visto bene come fare la distribuzione delle tubazioni, eccetera. Poi dopo queste richieste qua sono state un po' soddisfatte. Non mi risulta che ci siano state dei problemi, cioè le nostre esigenze. Ma diciamo che è un po' difficile il fatto che non abbiamo paragoni sullo stesso impianto, okay, perché certo. Questi impianti Delphi sono stati montati su impianti nuovi, quindi è nato tutto nuovo. Diciamo che comunque su queste realizzazioni qua siamo diciamo che hanno raggiunto l'obiettivo. Sì, certo.